Ed Ale. E benvenuti su Nuts. Questo è il secondo video della nostra serie Nuts in cucina. E ora andiamo a cucinare con Sabri e Ale. Nuts in cucina. La scorsa volta abbiamo cucinato da bendati una pizza e oggi non saremo da meno perché, come magari potete già capire dai colori che ci sono alle nostre spalle, oggi faremo una ricetta messicana, ovvero il burrito. Esatto. Allora, adesso andiamo di là e ci travestiamo un po' da messicani. Ok. Così almeno siamo un po' più a tema. Ti dai i vestiti? Sì. Li comprate su Amazon? Vabbè. Non ti sei messa niente, quindi. I baffi. Ma non sono i tuoi soliti, quelli. No. Sembri Luigi Pelazza delle Iene. Dai, non è vero. Oh! Prendo la chitarra, facciamo un po' di... Io ballo? No, tu canti. Questo è stato un bel momento. Ma veramente stiamo facendo questo video? Sì. Domanda. Sì. Quanto ne devo mangiare poi? Tutto lo dobbiamo mangiare. No, amore, dai. Beh, guarda quanto è piccolo, pensa te l'ho chiuso come un burrito. Sì, ho capito, pensalo con però il dentifricio dentro, la roba che ci metteremo. Ah, dentifricio non c'è. Andiamo ora a scoprire quali sono i primi due ingredienti. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Andemos a cominciar la nostra ricetta. Bienvenido nel mondo messicano del burrito. Uno de los típicos platos tradicionales. Es delicioso. Gli ingredienti sono pochi ma molto gustosi. Su una soffice tortilla adagiamo la carne, nel nostro caso una muy hermosa salsa con chili de carne. Ma la mala suerte farà ponere un sugo ai peperoni e noci, no bueno. Dato che non abbiamo delle bende per coprirci gli occhi, abbiamo deciso di utilizzare delle vecchie mascherine che tanto sono da buttare. Oh, non è che stai sbarando. Le prendo. Ok. Scegli pure tu. Non puoi tornare indietro, ne pesco. La prima che tocco, sì. La metto davanti a me. Allora, il mio mi sembra abbastanza pesante. Possiamo condire la nostra tortilla, no? Non scende niente. No, il mio è sceso, quindi per me io ho la carne. Sì, è la prima andata! Ho il chili con carne! No! Io so il chili. Veramente? Sì, perché sento i fagioli. Sì! No! Io se mangiassi quella roba lì lo digerirei, no, dopo 7 anni. Ma poi c'hai i peperoni. Sì. Non digerisco i peperoni io. Troppo tardi. E se no ne mettiamo troppa. Oh, ce ne sta ancora un po'. No dai, amore. Ma ce ne sta. Vomito, l'hai rimesso tutto. No, ce n'è un po'. Gypsy King, dai. Non conosco nessuno che si chiama Gypsy King. Balino i messicani. Non così. Sembra un po' più egiziana. Sembra il Mr. Crab. Andiamo con il prossimo ingrediente. Entonces anadimos ad aggiungere il secondo ingrediente. Muy rumore produce dal tuo culos. Una mano alla cintura per los fagioles. Qui la mala suerte sarà terribile. Toccherà ositos de goma. Mescolo prima io. Tutti, amore. Chi si mangia questo stanotte sotto le coperte fa... Parte come un razzo della NASA. Inizia tu. Allora, se pesco anche i fagioli è tutto in discesa per me. Hai preso? Sì. Vai, condiamo. Il mio è abbastanza pesante, per me odio i fagioli. Sento un rumore che proprio non mi piace. No, dai, ma che palle! Ma sì, vabbè. Ma questo è perfetto, tutti, non puoi barare. Ti sembra corretto? Ci cacceranno da questa casa.
Prossimo ingrediente. Altro ingrediente muy bueno, Kinder Bueno, bomba movimento sensuale, il queso, il formaggio in italiano. Ai ai ai, andale andale, arriva arriva, la mala suerte porterà scaglie di cocco. Anche da sbendato non so se lo riconoscere, questo è parmigiano. Sì, no? Questo è il rumore di cocco. Fatto? Ok, vai. Vado? Sì. Come ti è andata secondo te? Allora, aspetta che cerco la mia intanto. Penso male perché dal rumore mettiamo. È quello... Io sento un buon profumino, quindi. Cantano i ores. No, voglio prima. No, che odore di cocco, no! Allora, non ci andrebbe il parmigiano, ma tipo il cheddar, però avevamo quello. Amore, ma io vomito. Questo è il gioco, questo è il caso che decide. Forse. Andiamo col prossimo. Vola come una mariposa el próximo ingrediente que es el maíz. Ma esta vuelta la mala suerte porterà semi de zucca, che non mi encanta neanche un pochito. Posso togliere i baffi? Puoi metterti tipo sopracciglia se vuoi. Ok. Tipo Elio diventi. Non vedo niente. Tocca a me? Vai. Ok, scegli tu. Scegli quello che vuoi, eh. Scegli bene, mi raccomando, perché il tuo è tutto buono, almeno non sbagli. Ok? Sì. Tocca a me? No. Vado? No. Hai mischiato in un modo strano? No, non ho mischiato in un modo strano. Dai, abbiamo detto che è il primo che tocchi. Ok. Vado? Va bene. Ok. Vai, versiamo. Preso. Versiamo. Ci svendiamo? Io penso di essere andato bene, nonostante i tuoi trucchetti del cavolo. Non lo trovavo, ho detto qualcuno. Hai barato. Qualcuno ha fatto. Non mi sono svendato. Hai barato. No, però sai come tocco qua, non c'era più niente. Amico, is esta te? Sicuro! Questo ingrediente non esiste in ricetta originale di burrito, ma non siamo tutti pazzi, quindi mettiamo maionese o, se proprio va male, senape. No, stai facendo qualcosa. Senti... No, sono davanti, mischia. Vai, sono due. Vai. Ok, ognuno prende quello che ha davanti? No, l'altro. Ok, svendiamoci. Dai! Sei uno schifo dello schifo! No, barata, è andata di fortuna. Schifo. Vai, vai. Bambolero! Stava brava? Brava. Grazie, sto sudando. Anch'io sono sudato marcio. Andemos a finir la ricetta con un pochito de salsa de avocado, una delicata e prelibata guacamole. Ma ay ay ay, la mala suerte porta un poco loco salsa de fuego, un picante picante peperoncino de inferno. Questa roba non sembra, ma picca in un modo incredibile. Quindi, io non sopporto il picco. Se capita a me, sono ben contento, ci sta anche col mio burrito. Sulle mani. Ok. Ti propongo una cosa. Sì. Come prima, ognuno prende quello che ha davanti. Sì. Ah, perché tu pensi che ti sto facendo psicologia esatto. Inversa. Vado? Ognuno prende quello davanti a sé. Sì, vai, svendiamoci, così vedo che non bari. 3, 2, 1, via. Ah, sì, 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 sì. Fatto. No, 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 ciccia. No, amore, ma guarda quanto ne esce per far capire quanto deve essere piccante. Sei fuori? Ottimo, dai. Così va bene. Vabbè, io lo metto così. Quindi lo andiamo ad impacchettare, lo buttiamo un attimo nel forno e poi ce lo mangiamo. Non vedo l'ora. Allora, l'aspetto non è il nostro forte. Che la miseria. È la senape. La senape, sì. Vado?
È veramente buono. Dai, lo assaggio prima io. Che vedo che fai tante scene. Hai ingoiato? Buono. Quanto piccante! No, non c'è cosa, mi metto a piangere. Ancora due morsi almeno. Brucia! Io lo voglio. Come so io? È un osetto con un moto che si è attaccato a un dente. Te lo sei mangiato tutto? C'è il retrogusto di cocco che sta arrivando adesso. È vomitevole. Buono. Buonissimo. Vedi, essere a dieta, apprezzi anche le cose che fanno un po' schifo. L'ultimo. Dai, gli ultimi tre morsi. No, l'ultimo. Cos'è? Pasqua del 92 sta roba qua. Sento il piccante al cocco. Quindi si può dire che hai perso. Io l'avrei finito se non ci sputavi sopra la morte. Nuts in cucina. Questo era il secondo episodio di Nuts in cucina. È un video un po' tappabuchi perché stiamo lavorando a un Nuts musical parecchio complicato che uscirà, speriamo, a breve. Io vi invito a mettere un like, ma non solo un like, Ale, perché non sono iscritti al canale, dovete iscrivervi a questo canale. Se non canale. Siete iscritti al canale, non siete nessuno, no, praticamente. Esatto. E dovete lasciare scritto in un commento magari un prossimo piatto che possiamo cucinare da bendati. Qualcuno, visto che ha proposto il sushi e altre cose, possiamo trovarci. Sì, ma lo assaggi poi il sushi? No, non lo mangerò, prenderemo dei giudici che verranno apposta per mangiare. Che schifo, poverini, comunque da Sabri e Ale è tutto. Questo era Nuts, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao. Arriva, andali! Carina. Qualcosa riesce a dare più fastidio della tua voce. Grazie. Se possibile. Ti amo anche io.